Mi chiamo Scaffiti Carmelo e sono responsabile dell'Associazione Bergamasca Igiene Naturale che ho fondato nel 2000, nell'aprile del 2000. E praticamente è 35 anni che opero in Lombardia come responsabile dell'associazione, che è una vera e propria scuola della salute, dove insegniamo alle persone come autogestirsi diventando medici di se stessi, logicamente per normalizzare le funzioni dell'organismo, perché il corpo è una sola unità organica, corpo, mente, spirito ed emozione. Insegniamo i modi semplici di vita e, in poche parole, come curarsi secondo natura. Questo è l'obiettivo, con i modi semplici, con gli stessi elementi che servono alla vita, quali l'aria come primo alimento, l'acqua, il sole, la terra, il cibo. Che il tuo cibo sia la tua medicina, che la tua medicina sia il tuo cibo, come diceva il padre della medicina, Ippocrate. E praticamente può sembrare un po' semplicistica la cosa, ma si hanno dei risultati straordinari. Curarsi con la natura era il sogno di Gandhi, e questo è anche il mio sogno, perché è importante non fare violenza sul nostro corpo, perché la malattia nasce nell'anima, cresce nella mente e si manifesta nel corpo. E praticamente, ecco, io vi leggo proprio due righe che sono molto importanti. Digiuno o semidigiuno, bagni d'aria, d'acqua e di sole, dieta vegetariana, crudista o tendenzialmente crudista, masticazione, frugalità, altruismo, fede, argilla, cioè terra argillosa, sono i fattori naturali che il grande medico consiglia per prevenire e curare le malattie psicofisiche. L'osservanza di queste sagge regole assicurano agli esseni un'ottima salute e la capacità terapeutica per guarire i malati. Questo è importantissimo, perché molte persone mi chiamano, mi telefonano perché hanno dei dolori, vogliono un antinfiammatorio, un antidolorifico, e io quando vado, viaggio, faccio dei viaggi, mi sposto, porto sempre con me, oltre che della frutta, è ovvio, porto sempre un sacchetto di terra argillosa, presa in una cava dove fanno i mattoni. E la terra argillosa è l'ideale, perché la terra è un laboratorio di vita, la terra nasce la vita. La terra è importantissima, perché io ho avuto un'esperienza notevolissima, perché avevo l'ernia al disco cervicale, e logicamente pesavo 105 kg, e mettendo in atto osservando queste leggi, io mi sono normalizzato da tutte queste patologie molto gravi, senza intervento chirurgico. Quindi la terra, appunto, ripeto, si può applicare sul ventre, sia sul ventre sempre, e sia dove si ha dei dolori, infiammazione, perché la terra è un disinfiammante potentissimo. La terra, logicamente, è oltre che disinfiammante, è cicatrizzante, calmante. Quindi quando si ha la febbre, un dolore, un'infiammazione, si può usare come antidolorifico, decongestionante. La terra, io ho avuto un'esperienza notevolissima, gente che aveva dei dolori, applicando la terra, è ovvio, si può tenere almeno per 4-5 ore, non di più, ma si può tenere anche tutta la notte, e si deve mettere sul corpo caldo. La parte deve essere calda, non applicare mai fare dell'applicazione se una persona ha freddo. Se la parte dove viene applicata è fredda, quindi le mani e i piedi devono essere sempre caldi, e come spessore massimo mezzo centimetro. Questo è importantissimo, perché io questo sistema lo faccio
quasi tutti i giorni, lo applico a delle persone che me lo richiedono, perché praticamente la preparo. Questa è una terra veramente straordinaria, perché la terra argillosa contiene il radium, una sostanza molto particolare per togliere l'infiammazione, per decongestionare, per calmare. Si può applicare anche ai bambini, addirittura anche ai neonati, sempre con queste, le metodiche naturali devono essere però logicamente sempre a corpo caldo, mai applicare qualsiasi terapia che si applica, non mettere mai acqua fredda su corpo freddo e acqua calda su corpo freddo e acqua fredda su corpo caldo. Questa è una legge proprio naturale, una legge fisica che io non mi stancherei mai di dirlo. Ecco, sia questo, sia la fregagione che faccio tutte le mattine o anche la sera prima di andare a letto, che poi vi spiegherò in sintesi, che l'importanza straordinaria della fregagione di acqua fredda sul corpo caldo sempre. Quando ci sono delle coliche o dei dolori, mettere dell'acqua tiepida, acqua calda o la terra sempre calda quando ci sono coliche. Se no, come dicevo prima, mettere sempre la terra a temperatura ambiente. Ecco, io vi volevo leggere e farvi vedere questo che c'è spiegato nel libro di Lazzaeta, La medicina naturale alla portata di tutti, che è stato il mio primo libro che mi ha salvato la vita, perché è stato il mio primo libro dove io l'ho applicato mettendo in atto tutte le metodiche naturali. Ecco, e questo è importantissimo, perché la fregagione di acqua fredda che io faccio da oltre 30 anni e logicamente tutte le mattine faccio la fregagione di acqua fredda, che poi vi spiego. Guardate un po', no, l'hai ripresa questa così? È stata ripresa. La fregagione di acqua fredda a corpo caldo risveglia le difese naturali, favorisce l'eliminazione attivando reni, polmone, pelle e intestino, risveglia la febbre curativa, calma l'eccitazione nervosa, normalizza la circolazione del sangue e attiva la funzione digerente. Nessun elemento è più potente della fregagione di acqua fredda, così come anche la terra. La terra applicata sul ventre, perché tutte le malattie hanno origine nel colon, quindi parte tutto qui, come giustamente vi ho fatto vedere sul libro di Lazzaeta, che c'è una fiamma proprio dove c'è la funzione digerente, il colon, la morte inizia nel colon. Ecco, io vi volevo far vedere come si applica la terra argillosa, come si applica, si può, io per il momento senza mettere la fascia, ma così con questo sistema vi faccio vedere come si applica. Ho preparato la terra, ecco la terra in questo modo, ecco la terra argillosa di una cava di mattoni, la applico qui in direzione dell'ombelico, mettendola in questo modo, e logicamente si può applicare una fascia tenendola ferma, perché così deve stare ferma e per non muovere, oppure mettere un qualche cosa che stia fermo. Quindi io adesso metto tutto, e questo qui si può tenere almeno minimo 4 ore, ma ripeto, si può mettere sia di giorno che di notte. Questa è la terra che io poi con una maglietta che tengo fermo e la posso tenere tutta notte anche, oppure durante il giorno, come ripeto. Poi vi farò vedere la fregagione. La fregagione, come si applica, come si fa, e come vi ho detto, l'importanza della fregagione. Voi starete bene tutta la giornata, iniziando bene al mattino,
appena vi alzate, a corpo caldo, ricordarsi sempre che l'applicazione di acqua fredda vanno fatte a corpo caldo, mai a corpo freddo. E questo qui, ecco, io ve lo ripeto, scusatemi se sono ripetitivo, queste semplici regole vi aiuteranno notevolmente. Quindi l'idrotermofangoterapia è importantissima unitamente alla terapia nutrizionale, perché senza la terapia nutrizionale, senza il sistema di vita, di pensiero positivo, è ovvio che qualsiasi cura non ha esito favorevole, perché logicamente noi abbiamo bisogno di tutti gli elementi utili alla vita, quindi bagni di sole, noi siamo come una pianta, bagni di sole, di acqua, di bagni di aria, di luce, perché se noi una pianta non la mettiamo, la mettiamo nascosta al buio, non gli diamo amore, non gli diamo luce, non gli diamo sole, è ovvio che la pianta muore, e così anche l'uomo. Quindi è inutile parlare e dire, l'osservanza di queste leggi aiuta logicamente a riprendere le funzioni dell'organismo, quindi l'apparato cutaneo, riattivando l'eliminazione cutanea e normalizzando la funzione digerente, associando bene i cibi, e questo è importante, e l'ossigenazione. Queste tre cose sono molto 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 importanti, quindi movimento e rilassamento, nutrizione e ossigenazione, meditazione e ambiente. Questi sono i pilastri della salute. Io penso, spero di essere utile e di avervi, diciamo, spiegato in breve, ecco, le prime basi, l'ABC dell'igienismo, dell'igiene naturale, sia come naturopata sia come igienista, soprattutto perché logicamente io ritorno anche magari a dirvi appunto che queste regole mi hanno aiutato moltissimo per riacquistare la salute che avevo perso e che non riuscivo più a riprendermi. Quindi voglio trasmettervi questi insegnamenti che io applico sempre, perché l'igienismo sono delle regole che vanno applicate sempre, è uno stile di vita. Non vi pensate che sia una cura, perché noi non curiamo, perché ci curiamo con secondo natura. Questa è la base, secondo la natura, tant'è vero che logicamente l'ideale sarebbe vivere secondo natura, con movimento, fare almeno un'ora di camminata nei boschi, respirando, ossigenandosi, camminare a piedi scalzi sull'erba quando il tempo lo permette, e riattivare l'eliminazione cutanea come vi ho spiegato sul libro. Io adesso ve la faccio vedere. Prima applico con una bacinella i piedi, poi inizio dall'alto verso in basso, da destra verso sinistra. Vi faccio vedere di nuovo come è scritto sul libro, come è disegnato, perché questo libro sarebbe un libro veramente straordinario, che è stato il mio primo libro che mi ha salvato la vita. E ve lo faccio vedere così in breve, dall'alto verso in basso, da destra verso sinistra. Prendere l'asciugamano, bagnarla, strizzarla ma non troppo, e ogni volta, ecco, cambiare la posizione, destra, sinistra, ecco, poi centro, poi girare l'asciugamano, una bella asciugamano grande, strizzarla ma non troppo, in modo che ci sia dell'acqua, fianco destro fino in fondo, fianco sinistro e di dietro la schiena,
si può fare o fare in questo modo sulla destra, cercare appunto fino in fondo, e la parte sinistra della schiena. Dopo, senza asciugarsi, prendere e logicamente riattivare tutto l'organismo con un automassaggio, in modo, oppure andare a letto 10 minuti e fare la reazione. Con questo modo, senza asciugarsi, ripeto, asciugare solo le mani, i piedi e le ascelle, poi vestirsi o andare a letto 10 minuti per fare la reazione. Con questa semplice attività che uno fa con questo sistema, uno, logicamente, una persona rinasce, come ho detto poc'anzi. Io ho terminato, ecco, se posso esservi utile, l'associazione è attiva, potete anche contattarmi perché qualcuno vuole approfondire le metodiche naturali, e sono a vostra completa disposizione. Vi auguro buon anno, buon proseguimento e un mare di benessere e tanta gioia e letizia nei vostri cuori. Buon anno di nuovo a tutti voi. Grazie per l'ascolto.